saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di automobili, uno degli argomenti più apprezzati e più seguiti su questo canale. I video, insomma, che parlano di questo argomento sono sicuramente quelli più visti. Bene, già nelle settimane scorse ci è capitato di dedicarci a questo argomento. Abbiamo parlato della stupenda autoradio Atoto S8 Ultra, di cui ho realizzato ben due video, e insomma, se andate a dare un'occhiata, vi metto qui il link da qualche parte o anche in descrizione, nella descrizione di questo video. Abbiamo realizzato due video veramente interessanti per trasformare una qualsiasi automobile in un'automobile un pochino più smart, un pochino più tecnologica. Infatti le automobili moderne ormai sono tutte compatibili con Android Auto, CarPlay, hanno la fotocamera posteriore per i parcheggi, sensori posteriori, sensori anteriori, insomma sono dotate di tutte le più moderne tecnologie. Ma le macchine che hanno, diciamo, una decina d'anni o poco più, come la mia, ragazzi, ho una macchina che ha 12 anni ma è in perfette condizioni, funziona benissimo, e quindi non sento l'esigenza per adesso di doverla cambiare. Tocchiamo ferro, naturalmente, magari tra 5 minuti vado lì a metterla in moto e scoppia tutto, e quindi sarò costretto magari a cambiarla. Comunque, moltissima gente ha macchine, diciamo, automobili che hanno più di una decina d'anni o poco più, che non sono dotate, funzionano benissimo, ma non sono dotate delle ultimissime tecnologie. Quindi è nato un mercato di prodotti per cercare, diciamo, di rendere un pochino più aggiornare tecnologicamente le macchine un pochino datate, le automobili un pochino datate, e quindi poterle dotare dei nuovi sistemi di infotainment e comunque di tecnologia che adesso troviamo, insomma, in tutte le macchine in tutte le macchine moderne. E quindi è nato questo mercato. Abbiamo visto l'autoradio Android, spopolano sul web le autoradio Android, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche. Abbiamo avuto modo di provare la Atoto S8 Ultra, che è veramente ultra, ma proprio ultra, il non plus ultra della tecnologia in questo caso, che dota la nostra automobile praticamente di un tablet Android. È come avere un tablet in automobile con un bel display 7 pollici, dove possiamo fare tutto quello che faremmo con uno smartphone o con un tablet all'interno della nostra automobile: vedere YouTube, vedere Netflix, fare telefonate in viva voce, naturalmente, insomma, gestire anche un pochino di domotica, perché no, tramite il nostro autoradio, la nostra autoradio all'interno dell'automobile. Abbiamo visto anche alcuni accessori, perché Atoto ha creato un ecosistema. Abbiamo visto la dashcam, che è utilizzabile direttamente dall'autoradio Atoto, si integra perfettamente, e anche la retrocamera per i parcheggi, anche un prodottino veramente interessante ed eccezionale, con il surround video. Se volete, andate a guardarvi anche quel video, perché è veramente interessante. Bene, oggi a completare e a impreziosire il tutto, a completare ulteriormente l'ecosistema, insomma, degli accessori Atoto all'interno della nostra automobile, Atoto mi ha mandato i sensori per i pneumatici, sensori di pressione e anche di temperatura per i pneumatici. Andremo a vedere questi simpatici dispositivi. Non sono altro che quattro piccoli aggeggini che si sostituiscono ai coperchietti, insomma, quelli che i tappini delle gomme quando andiamo dal gommista e mettiamo, diciamo, ci controlla la pressione dei pneumatici. Vedete che svita quei tappini, inserisce, diciamo, il compressore per gonfiare i pneumatici e poi richiude quei tappini. Bene, vanno tolti quei tappini e si sostituiscono con dei tappini un pochino più evoluti. Sono dei tappini che hanno un po' di elettronica all'interno, hanno anche una piccola batteria e riescono, come vedremo, a collegare tramite un ricevitore con il nostro autoradio Atoto. Vi ricordo che sono compatibili sia con la serie A6 che con la nuova serie S8, e potremo leggere direttamente dal display della nostra automobile la pressione dei pneumatici e la loro temperatura. Potremo impostare anche delle soglie, dei range oltre al di fuori dei quali ricevere una notifica, perché, ragazzi, tenere i pneumatici alla giusta pressione è anche, oltre a rendere più efficiente il nostro veicolo, a diminuire i consumi proprio di carburante, e anche a diminuire il consumo, a non rendere anomalo il consumo del battistrada del nostro pneumatico, è anche una questione di sicurezza, perché il pneumatico alla giusta pressione ci garantisce i minori spazi di frenata e la migliore tenuta di strada anche in curva. E quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Facciamo un piccolo unboxing e poi facciamo l'installazione sulla mia automobile e vi mostro anche l'app come funziona. Bene, ragazzi, andiamo a dare un'occhiata alla confezione e al contenuto, naturalmente, della confezione di questi sensori per pneumatici firmati, targati Atoto.
Vediamo velocemente, apriamo, abbiamo il manualetto di istruzioni in inglese e in cinese, credo sia cinese sicuramente. Abbiamo gli accessori per il montaggio, vediamo, abbiamo questa piccola chiave, questi piccoli dadi, poi vedremo a cosa servono, vediamo un biadesivo. E poi abbiamo i dispositivi veri e propri, vediamo che si dividono sostanzialmente in due parti. Da una parte abbiamo i quattro sensori che vanno montati sui nostri pneumatici e dall'altra parte abbiamo invece il ricevitore, un ricevitore Bluetooth. Vediamo molto rapidamente le istruzioni così capiamo a cosa serve. Quindi dovremo rimuovere il coperchietto classico che c'è sul nostro pneumatico. Poi mi sembra di capire di dover avvitare questi dadi e successivamente montare i sensori che poi andranno serrati con questa chiave in dotazione. Poi magari facciamo una prova sulla mia automobile e vediamo come funziona. Successivamente, dopo aver montato i sensori, basterà collegare il ricevitore Bluetooth a una porta USB. Come vedete qui le USB, insomma, nell'installazione, che poi risulta esattamente identica a quella della mia automobile, erano state portati i cavi nel vano portaoggetti, anche io ce li ho lì nel vano portaoggetti, quindi collegherò a una di quelle USB e andremo poi a vedere tramite l'app cosa si potrà monitorare. Vediamo molto rapidamente che qui ci dice che le batterie integrate nei sensori, adesso vediamo se riusciamo a vedere dove sono le batterie, hanno una durata fino a 2 anni. La trasmissione di frequenza è 433,92 MHz. Andiamo a vedere da vicino i sensori, eccoli qua, ne prendo uno, non è necessario che li prendiamo tutti. Vediamo che hanno questa dicitura FR, questa dovrebbe essere front right, quindi anteriore destra, e infatti vediamo che poi abbiamo RL, questa R sta per rear, quindi posteriore left sinistra, front left, quindi fronte sinistra, e posteriore destra, rear right. E quindi vediamo che le dobbiamo posizionare naturalmente come da dicitura sul pneumatico esatto. Ecco, come vedete qui c'è una scanalatura, insomma si vede che sono due corpi uniti. Proviamo a svitarlo, ecco qui, probabilmente da questo lato si ha accesso alla batteria interna. Ecco qui, esattamente, ecco qui, la batteria interna, insomma, che potremo sostituire quando sarà esaurita, naturalmente ci verrà comunicato tramite l'applicazione. Bene ragazzi, non ci rimane altro che andare sull'automobile e provare l'installazione, vedere un pochino come funzionano. Seguitemi! Ora vi dovrete occupare di collegare il ricevitore a 433 MHz a un'uscita USB del vostro autoradio. Io ho fatto portare i cavi USB all'interno del mio vano portaoggetti, quindi come vedete prendo una presa disponibile USB e collego il mio ricevitore, dopodiché ripongo tutto all'interno del vano portaoggetti e chiudo. Vi mostro come effettuare l'operazione su una gomma. Rimuovete il tappino originale, avvitate il controdado, e successivamente avvitate il sensore al posto del tappino originale. A questo punto serrate al contrario il controdado e aiutatevi con la chiavetta in dotazione. A questo punto non dovremo far altro che all'interno della nostra autoradio aprire l'applicazione apposita
che vi ricordo è possibile scaricare in un link che vi metto in descrizione. Io l'ho trovata già preinstallata sul mio S8 Ultra. Come vedete possiamo leggere subito la pressione dei pneumatici, che devo dire è abbastanza attendibile. Stamattina proprio ero passato dal gommista per mettere appunto la pressione, che si aggira intorno ai 2,2 bar. Come vedete possiamo andare ad impostare diversi parametri, tra cui la temperatura massima oltre la quale riceveremo un avviso, oppure una soglia di allarme, la pressione massima e la pressione minima. In questo caso quindi è un range, non è solamente una soglia, quindi ci avviserà sia se sale oltre sia se va sotto il range che abbiamo scelto. Dopodiché abbiamo allarme batteria scarica, allarme connessione anomalo e addirittura, mostra dati della ruota di scorta, potremmo anche optare per un ulteriore sensore sulla ruota di scorta. Ancora nelle impostazioni è possibile andare ad impostare uno scambio di pneumatici, quindi nel caso in cui andiamo a fare un'inversione per non cambiare i tappini, potremmo fare tutto tramite app senza toccare i sensori. Bene carissimi amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi a questo canale e fare tap sulla campanella delle notifiche, scegliendo tutte le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta un nuovo video viene caricato, così non ve ne perdete neanche uno. Vi ricordo anche di andare a far visita al nostro blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, dove trovate tantissimi articoli interessanti e trovate anche un articolo correlato a questo video con ulteriori approfondimenti su questo fantastico prodotto a tutto. Abbiamo anche una pagina Facebook, un canale Telegram, un canale Instagram e siamo presenti anche su Google News. Bene carissimi amici, un saluto da Vincenzo, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!